Rocco Galdi, Angelo Caramanno, Antonio Fiore, Arturo Iannelli, Fabio Polverino, Peppe Zitarosa, Luca Sorrentino. L'assenza di questi consiglieri tra i banchi della maggioranza ha fatto saltare il numero legale e la seduta del Consiglio Comunale di Salerno convocata per questa mattina. Grosse fibrillazioni nella maggioranza e il timore che a scatenare l'assenza di alcuni tra i banchi, giustificata solo quella di Arturo Iannelli per malattia e Caramanno che ha motivato l'assenza, sia stata la voglia di alcuni di spingere il sindaco Vincenzo Napoli ad un rimpasto nella giunta, soprattutto alla luce della conclusione dell'inchiesta sulle coop sociali che all'indomani delle elezioni aveva fermato l'ingresso in giunta di consiglieri tra i progressisti per evitare che Alessandra Francese, il cui marito era coinvolto nell'inchiesta, potesse entrare in consiglio comunale essendo la prima tra i non eletti. Quando l'opposizione ha capito che la maggioranza non aveva i numeri, ha abbandonato l'aula facendo restare solo 16 consiglieri non sufficienti al rispetto del numero legale. Il sindaco Vincenzo Napoli ha provato a prendere tempo dicendo che il consigliere Zitarosa era in ascensore, ma a quel punto la verbalizzazione che la seduta era saltata era già avvenuta. Al termine di una riunione dei capigruppo di maggioranza convocata ad Oras dal sindaco, il consigliere Galdi ha dichiarato di aver avvertito che era in commissione urbanistica e che quindi si è trattato di un equivoco. In sua difesa anche il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo. L'azione della maggioranza? No, assolutamente, io sto sereno, sto tranquillo, sto bene. Faremo il consiglio dopodomani. C'è stato un disguido, c'era Zitarosa che stava salendo, c'erano altre cose. Galdi che era sopra? E Galdi che era sopra, sinceramente non lo so. È vero che conosco i movimenti miei a stento, quelli di Galdi non li conosco, però la prossima volta sarà un piacere conoscerli. Forse li conosce Celano, io li conosco quelli di Galdi. La nuova seduta del Consiglio Comunale è già stata convocata per mercoledì 29 marzo alle 9.30. La presenza del punto all'ordine del giorno per l'approvazione di un regolamento che deve avvenire entro il 31 marzo ha motivato l'urgenza che consente di non rispettare i termini previsti di 5 giorni di avviso. La minoranza si è assunta la responsabilità politica di far rinviare la seduta, ha commentato il sindaco Vincenzo Napoli. Fibrillazioni nella maggioranza? Non ci sono fibrillazioni nella maggioranza, ci sono stati dei disguidi che grazie a un'azione, un espediente messo in campo dall'opposizione non hanno consentito la celebrazione del Consiglio Comunale oggi, questa mattina. Due consiglieri erano materialmente presenti nel palazzo, per una questione di secondi non sono entrati in aula e facendo leva su questo aspetto si è fatta rinviare una seduta del Consiglio Comunale. Credo che sia anche una responsabilità che da questo punto di vista si assume l'opposizione. Noi abbiamo immediatamente riconvocato per mercoledì il Consiglio Comunale e tratteremo gli argomenti con grande serenità, così come eravamo pronti a fare oggi. Nessun rimpasto in giunta dunque, perché diciamo questa è l'ipotesi che circola nel corridoio. Non bisogna fare un'insalata, queste cose non c'entrano. Noi abbiamo una maggioranza che si presenta in aula, si presenterà in aula e discuterà gli argomenti appunto all'ordine del giorno. Gli aspetti politici sono fatti salvi e sono altrove, altre decisioni, altre determinazioni che non sono francamente alle viste. Li ha sgridati nella riunione dei capigruppo? Ma io ho una certa età, i miei interlocutori non sono di primo pelo, come dire. Credo che avvertono anche la responsabilità di una manchevolezza minima, perché insomma veramente un nome, Zitarosa, stava davanti all'uscio, insomma, quindi non, però quando si violentano e si forzano i regolamenti a fini strumentali, questo è il risultato. E a margine del suo incontro con i giornalisti, il sindaco ha voluto anche ricordare l'avvocato Paolo Carbone, scomparso questa mattina, esprimendo il suo cordoglio. Avvocato di grande momento, un senatore degli avvocati, una persona e un riferimento del Foro Salernitano. Mi onorava della sua personale amicizia e questo aspetto apre nel mio animo una ferita sanguinante. Mi dispiace tantissimo, veramente mi dispiace tantissimo, perché perdiamo una persona di grande civiltà umana, di grande intelligenza e di grande preparazione, e Salerno quest'oggi è un po' più povera.